grazie al Sesto Cortese, Barbara, per aver organizzato questo evento e grazie anche per il difficile compito che mi è stato attribuito, perché veramente il compito è tanto difficile quanto bello e gratificante, devo dire, perché mi ha dato modo di seguire con particolare attenzione tutte le relazioni che si sono susseguite in questo pomeriggio. Non sono mancati importanti spunti di riflessione e anche tanti stimoli sotto diversi profili. Sotto diversi profili mi rilascio a quello che è stato detto all'inizio di questo pomeriggio, che conferma un po' una delle nostre prime spinte a dar vita a Logipack, cioè quello di contribuire al dialogo non solo tra le materie e innanzitutto anche lo stesso Benigni e gli altri amici, appunto, tra le materie giuridiche innanzitutto, ma anche lo sforzo che abbiamo fatto in questo senso oggi. Abbiamo avuto conferma, ovviamente, della bontà di quell'intuizione, che non è nostra chiaramente, ma che noi abbiamo, della quale abbiamo fatto tesoro, di far dialogare i saperi giuridici ben al di là degli schemi che sono propri del diritto, anche se al diritto poi spetta offrire delle risposte. E qui forse la mia prima riflessione, che dalla discussione di oggi sono emersi molti problemi e poche risposte. Questo però mi sta facendo riflettere proprio mentre ascoltavo innanzitutto le ultime relazioni, perché questo non deve essere, questo convegno come altri su cui già stiamo lavorando, abbiamo rimpassato, un punto di arrivo ma un punto di partenza, e anche sentire, avere insomma l'esperienza di maestri della materia che mi hanno preceduto, che da anni studiano questi temi dei beni immateriali, ai diritti della persona, alla tutela del diritto d'autore, e vedere quanto ancora passione li caratterizza, quanto affrontano questi temi e quanti problemi continuano a porre alla nostra attenzione, vedo a dire che forse insomma il nostro lavoro è solo all'inizio e tanti sono le sfide che abbiamo di fronte, a cominciare da quelle che all'inizio della prima sessione i nostri ospiti ci hanno posto. Ed è stata importante secondo me la prima sessione in particolar modo perché ci ha ricordato qualcosa che bene, da quello forse è bene ripartire in chiusura di questo incontro, che i beni culturali sono quei beni che se arricchiti ci arricchiscono, ma se impoveriti impoveriscono tutti. E questo è importante dirlo, perché sono quei beni che sono funzionali al pieno sviluppo della persona, veniva ricordato prima, cominciare anche soprattutto dai soggetti minori, che molto spesso non hanno una più che coscienza, consapevolezza piena anche del bello, dell'importanza di ciò che li circonda, e dall'altro, più prosaicamente, di quanto i beni culturali oggi li possono contribuire al progresso materiale, ma mi permetto di dire anche in relazione alla prima parte del pomeriggio, al progresso spirituale della società. Ed è stato importante anche il punto di vista che abbiamo ascoltato innanzitutto da Don Bernasso e dalla dottoressa Rivoglia con riguardo a quella parte, gran parte, importante parte soprattutto per l'Italia, il patrimonio culturale, che sono i beni, come ho detto prima, anzi la stessa Benigni ci ha messo un po' in guardia anche da questo termine, i beni ecclesiastici di importanza culturale, ma io ho difficoltà a fare distinzione dal mio piccolo punto di vista tra beni ecclesiastici culturali e beni culturali di tout court, perché non riesco a non identificare comunque quei beni al di là chiaramente il sentimento religioso da cui sono connotati e che li caratterizza, dall'essere appunto beni che appartengono a tutti e ci appartengono anche al di là, ed è questo anche un punto che è emerso nell'importante impegno che la Tavola Valdese e la Chiesa Cattolica hanno profuso in questo settore. Perché tutte le volte che ci hanno dimostrato anche questi progetti che raggiungono il territorio, un territorio che abbiamo visto emergere anche da quella slide di Don Bernasso, che ci faceva vedere come questi progetti riguardano per fortuna non solo il nord ma anche il sud, ci ha dato testimonianza di come si chiamava prima l'impegno anche dei rappresentanti a livello europeo, contribuisti in questo senso, a valorizzare quei territori che del nostro sud, che è dove spesso c'è più bisogno di investire nella tutela, nella conservazione e nella valorizzazione, perché poi chiaramente
come il nostro titolo che è stato dato all'iniziativa, quello che non c'è dubbio è che lo Stato mantiene questa duplice funzione: da un lato conservare, custodire, ma dall'altro valorizzare. E è stato detto prima, custodire e conservare. È chiaro che la responsabilità, nelle testimonianze che abbiamo ascoltato, spetta da un lato allo Stato, dall'altro ai privati, dall'altro alla Chiesa Cattolica, dall'altro alla Tavola Valdese, ma mi verrebbe da dire che in questo senso la responsabilità spetta ancora una volta all'intera comunità. Mi domando se, ad esempio, questo non possa essere ancora una volta uno di quei campi in cui sia importante riscoprire, ad esempio, come dice dato tante volte, possiamo farlo anche in quest'ambito, l'articolo 118,4, cioè l'importanza di una sussidiarietà orizzontale che veda coinvolgere e valorizzare, per te questo termine, l'autonomia, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli, associati, per lo svolgimento di attività di interesse culturale. E quale attività di interesse culturale se non la custodire, conservare e valorizzare i beni che sono i beni attraverso i quali la nostra cultura si trasmette? E allora la cultura dovrebbe essere meglio intesa in questo senso come un bene prezioso, un bene comune a tutti, un bene per la cui cura o rigenerazione in certi campi. Abbiamo visto, parlavo di restauro, non solo di conservazione ma di nuova vita per alcuni beni culturali. Serve la collaborazione, è stato ricordato appunto prima dal professor Gambino, di tutti i soggetti, gli attori disponibili, tutti gli attori che sono disponibili a fare la propria parte. Perché chi sono i soggetti titolari dei beni culturali? Io vedo difficoltà a dire, a limitare alla vecchia, mi permetto di dire, distinzione soggetti pubblici, soggetti privati, perché innanzitutto i beni culturali forse oggi vengono conservati non solo per chi c'è, ma per tutte quelle generazioni che diritti non ci hanno perché ancora non sono venute ad esistenza. Quindi potremmo parlare di diritti senza soggetto, perché le nuove generazioni un vero soggetto, un vero diritto da esercitare oggi non ce l'hanno. Eppure quando parliamo di beni culturali probabilmente è proprio a loro che ci rivolgiamo quando pensiamo alla tutela e alla conservazione, per far sì che oltre la generazione presente possa essere conservato soprattutto, altro che i minori, ma le generazioni future, quelli che ancora devono nascere. E questo probabilmente ha un aggancio anche con tutti quegli studi che sono stati pure citati nell'incontro di oggi, con riguardo proprio ai beni culturali nel loro duplice aspetto di conservazione e valorizzazione. C'è l'idea che tutto sommato i beni culturali appartengono a tutti i cittadini, vogliamo usare l'espressione cara al progetto Rodotà dei cosiddetti beni comuni, anzi proprio i beni culturali erano identificati espressamente come beni comuni, ma probabilmente quello che in questo senso potrebbe essere oggi utile valorizzare anche in successivi incontri e da cui trarre spunto per successive riflessioni è quello che effettivamente occorre anche è necessario allargare lo sguardo a tutti quei soggetti che nella società, volontari, operatori del terzo settore, centri culturali, accademie, centri di ricerca, uno primi evocati, ma anche io penso alle imprese socialmente responsabili o alle imprese che semplicemente cercano, penso anche all'introduzione dell'art bonus fatto dal governo, di poter trovare, perché no, un profitto da mettere le loro risorse a disposizione di quella collettività che oggi fa fatica a trovare invece le risorse. Ci è stato detto molto chiaramente dal nostro amico, adesso non vedo, giovane ricercatore che si occupava prima dell'impatto ambientale, ma l'impatto ambientale è importante tutte le volte in cui pensiamo che questa attività, come altre attività, innanzitutto dei costi economici, tutte le volte che scegliamo di destinare le risorse alla cultura, scegliamo di probabilmente oggi come oggi sottrarle ad altri ambiti dell'impegno e delle finanze pubbliche. E ci sta che qualcuno non possa essere d'accordo. Allora, se invece noi riteniamo che questo sia un settore nel quale investire, non dobbiamo avere paura di aprirci anche sotto il controllo pubblico, sotto il controllo della norma che ci deve guidare la valorizzazione del bene culturale, a tutti gli apporti che possono provenire dai soggetti privati. E questo, la digitalizzazione, devo dire, apre diverse prospettive, apre diverse prospettive e anche apre diversi mercati o rinnova diversi mercati in cui, si è ricordato anche il direttore Ronchey, pensiamo i musei avevano fatto uno sforzo di ammodernamento nell'attività anche organizzativa all'interno
e all'esterno dei musei, pensiamo a tutte quelle attività legate alle riproduzioni nel settore dell'editoria, libri d'arte, cataloghi, all'uso nel settore oggi degli audiovisivi, che non sono gli audiovisivi a cui si pensava qualche anno fa, non pensiamo più come audiovisivo semplicemente, tantomeno alla videocassetta, ma certamente al DVD o al video o alle videoguide, ma pensiamo a tutte quelle applicazioni elettroniche che oggi possono essere veicolate, ma anche a tutte quelle attività che oggi riguardano un nuovo modo di intendere il merchandising, che va molto, molto al di là di quello che era anche, diciamo, lo strumento contrattuale, così come concepito, messo a disposizione dei soggetti che vogliono trarre beneficio economico dall'utilizzo, ad esempio, delle immagini dei beni culturali. E mi fa invece riflettere, e anch'io in questo senso mi porgo diciamo, nel solco dello spirito di questo pomeriggio, laddove certamente abbiamo gran parte dei relatori hanno convenuto sul fatto che l'offerta di immagini, di opere digitalizzate costituisce un'importante opportunità, è uno strumento che aumenta a vantaggio del pubblico, a vantaggio di tutti i soggetti, la disponibilità semplicemente direi della conoscenza, prima ancora che dei singoli beni culturali. E quando parliamo di strumenti che possono accrescere la conoscenza, soprattutto in tempi come quelli che ci ha ricordato poc'anzi il professor Gambino, dove la conoscenza è veramente basata su piccole pillole di tempo che abbiamo a disposizione per acquisire informazioni, senza neanche spesso discutere della fonte dalla quale ci arriva l'informazione, allora invece benvenga tutta l'attività, e in questo senso evocativo è stato il sito della Chiesa Cattolica, laddove ci propone dei web, no? Anche con questo palindromo di beni culturali attraverso i web, e in questo senso colgo anche le giuste provocazioni che ci ha riportato, che ci vengono anche da esperienze di altri paesi europei, Giorgio Restra, dove ci ha fatto riflettere su quale sia oggi il conflitto in questo campo, il grande dibattito sulla libertà di panorama, vado a dire sulla libertà di panorama o la libertà dell'utilizzo delle immagini. In Italia abbiamo anche noi una piccola grande tradizione, veniva citata all'inizio se non sbaglio dal professor Lorenzo Casini, il ruolo degli Uffizi sotto più punti di vista, ma gli Uffizi sono anche molto attivi nelle cause legali, da quella del David col Mitra, in realtà quella dell'Accademia, ma ricorderei anche l'utilizzo del David da parte di agenzie, se non sbaglio statunitensi, che tramite l'immagine del David provavano ad attrarre evidentemente nuovi utenti, consumatori, mi verrebbe da dire, nell'utilizzo di servizi messi a disposizione, certo anche con finalità culturali, ma certamente con finalità di lucro, economiche. Dall'altro la lotta, la vera e propria battaglia di religione, quella sì, contro Wikipedia, allora che nel 2007-2008 grosso modo, quando Wikipedia appunto fu citata in giudizio per l'utilizzo di immagini proprie del Museo degli Uffizi, e chiaramente lì il problema dell'illecito civile era quello che riguardava l'utilizzo senza autorizzazione di immagini, e una interessante anche lì, citando il caso di prima, insomma, richiesta di risarcimento del danno. E il problema si ripropone tuttora, pensiamo a tutte quelle campagne che tuttora nel mondo promuove invece Wikimedia, ovvero tutte quelle libertà, tutte quelle iniziative che oggi si possono porre sotto, diciamo, il tema dei Wiki Love Monuments, cioè l'amore di Wiki per i monumenti. E perché l'amore di Wiki per i monumenti, Wikipedia, l'enciclopedia digitale per i monumenti? Perché ciò che muove evidentemente queste iniziative di carattere internazionale, l'idea che diffondere la conoscenza non è ledere il diritto di questo o quel museo, di quel soggetto che ha nel proprio patrimonio, soggetto privato o pubblico che dispone di un bene di valore culturale. L'idea è che diffondere la conoscenza dei beni pubblici, dei beni culturali avvicina il cittadino, può in definitiva creare un effetto indotto sotto il profilo turistico, sotto il profilo della popolazione culturale, e non è estraneo a tutto questo discorso
anche l'esperienza di tutti quei musei che non solo, veniva ricordato prima, stanno procedendo alla digitalizzazione dei beni culturali che sono contenuti al loro interno, ma questa digitalizzazione ad alta risoluzione la mettono a disposizione gratuitamente, quasi una logica inversa a quella che invece sta contraddistinguendo, e ce l'ha ricordato prima il professor Resta, invece certe tendenze che sono presenti a livello di legislazione europea, ma anche qua a livello di legislazione europea quello che mi appare, citando altre giurisprudenze da quella che è stata prima richiamata, ad esempio l'alta corte dell'Inghilterra e del Galles, che invece in più pronunce è tornato sul tema della libertà di panorama, per sancirne la libertà sotto il profilo dell'accessibilità della conoscenza a tutti i cittadini. E guardate che il tema dell'accessibilità che ritorna da un lato in questa giurisprudenza dell'alta corte dell'Inghilterra e del Galles, e dall'altro in molta giurisprudenza tedesca, è stato citato il leading case, diciamo prima, ma sono altri casi, potremmo citare anche in ordinamenti europei, e penso al Canada, dove invece il diritto all'accessibilità, al godimento, alla conoscenza del bene culturale è stato ritenuto un interesse prevalente rispetto a quello caratterizzante, attenzione, la tutela del diritto d'autore. Qua ci sarebbe molto da riflettere, non entro più nel merito perché sono richiamato molto spesso, ma quello che mi appare qua in contraddizione, mi perdonerete l'ottica privatistica, è quello proprio di vedere un forte conflitto sul regime giuridico di questi beni culturali. Da un lato i diritti della proprietà, un'ottica proprietaria, e dall'altro, se ho ricordato prima, insomma, verrebbe da citare insomma molti più studi anche risalenti nel tempo, che valorizzano da un lato appunto i diritti della personalità, i diritti della proprietà intellettuale, ma dall'altro l'ottica proprietaria del bene materiale, ma del bene anche immateriale. Naturalmente qui guardo in particolare un grande studioso come il professor Gambino, che ha questo dedicato grande attenzione alla sua attività scientifica, ma quello che mi domando è se a questo punto, parlando di beni culturali, anche nell'ottica proprietaria, ciò che si richiede probabilmente oggi, per quello che è emerso dalla nostra discussione, è quella invece di provare a promuovere una diversa prospettiva, un nuovo governo del patrimonio culturale, e in questo senso devo dire che deve farci riflettere anche come giuristi, come cittadini, l'idea che è stata portata avanti al Ministero dei Beni Culturali e veniva prima ricordata dal professor Casini, della liberalizzazione, non a caso nell'utilizzo delle immagini legate ai beni culturali. E perché liberalizzazione? È stato detto prima, il tema della, sostanzialmente la modifica dell'articolo 108 del codice dei beni culturali con l'inserimento del comma 3 bis che consente a tutti noi, più banalmente, diciamo semplifico, la possibilità di scattare delle foto quando siamo a un museo, con il rischio che poi passiamo in museo a scattare la lista museale consiste nello scattare le foto a tutti quanti, a tutte le statue, e non vedere nulla, non apprezzare nulla, altro che Stendhal. Siamo andati molto molto oltre. E però la libertà, avere liberalizzato questa attività umana alla fine, del rapporto tra uomo e tra cittadino e bene culturale, nell'ottica di un provvedimento che riguardava la libertà di concorrenza, ci deve fare invece riflettere su quanto invece il tema economico, il tema del ritorno economico, che molte presenti, casuale. Però non c'è dubbio che il tema dell'incentivo alla digitalizzazione delle opere è presente, perché nel momento in cui la Chiesa Cattolica si pone il problema di dire quante opere, quali opere, come arrivo a digitalizzare l'immenso patrimonio che la Chiesa Cattolica ha in Italia e non solo, non c'è dubbio che il problema diventa e torna un tema economico. E il fatto che ciò sia riuscito in gran parte ad essere attuato tramite fondi europei, tramite fondi pubblici, tramite fondi che sono stati veicolati, devo dire, come loro dovere dalle regioni a favore delle diocesi, ma di tutti i soggetti privati e non solo, che hanno nella loro disponibilità questi beni, ci deve fare riflettere su quanto sia importante che invece l'impegno pubblico sotto il profilo da un lato della liberalizzazione e dall'altro dell'incentivazione della digitalizzazione del patrimonio culturale debba essere uno dei punti strategici della protezione appunto, e valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Anche perché ho provato a
individuare così quali possono essere i tre ruoli fondamentali delle tecnologie con riferimento ai beni culturali, e mi pare che ne siano messi appunto quantomeno tre. Uno è stato detto prima, ed è questo che è dato poi il nome al nostro convegno, la digitalizzazione del bene culturale stesso in quanto attività in senso proprio di tutela e salvaguardia, ma dall'altro la realizzazione, e oggi sono stati più citati, io stesso ho citato appunto il caso B-Web, il sito, il progetto B-Web dovrei dire, della Chiesa Cattolica, ovvero la realizzazione di piattaforme per la fruizione degli stessi, anche qua sviluppando progetti di piattaforme digitali di beni culturali che sono propri di grandi e importanti realtà museali a livello internazionale. Una terza, che è quella invece che più andrebbe probabilmente approfondita, studiata, che è quella che riguarda la creazione di nuovi prodotti culturali. Si parlava di start-up, potrebbe parlare anche di app che oggi consentono l'utilizzo moderno, una moderna fruizione, una moderna accessibilità del bene culturale, e chiaramente questo oggi richiede investimenti, investimenti che sono certamente rotti nelle nuove tecnologie, ma probabilmente questa è una delle strade, appunto sono tre diciamo i ruoli che le tecnologie possono, ho cercato insomma di individuare in questa discussione nel pomeriggio, ma ci sarebbe anche una quarta del quale non si è parlato, che a mio parere potrebbe, si sottovaluta molto spesso, e quella invece della condivisione dell'esperienza culturale. Tutti noi oggi siamo immersi nel mondo dei social. Quanta importanza, che ruolo hanno i social tutte le volte sia la realizzazione delle immagini, le foto ricordo? Che importanza oggi ha la foto ricordo davanti al Colosseo piuttosto che davanti alle piramidi come strumento per raggiungere quale fine? Certamente il fine personale è strettamente personale, di carattere non patrimoniale, è quello di avere un personale ricordo, un intimo ricordo della propria sfera intima come individuo, del proprio percorso di crescita e di vita, ma dietro, è inutile nasconderlo, c'è un potente mezzo di veicolazione dell'informazione, di diffusione della cultura, di promozione della conoscenza. Quindi da questo punto di vista invece ho delle perplessità tutte le volte in cui si vuole porre sotto il profilo dei limiti alla diffusione della conoscenza, ma pensiamo anche alla diffusione, ho detto dei social, ma basterebbe pensare a tutte le modalità oggi che così velocemente consentono la trasmissione di immagini tramite la messaggistica istantanea. Veicolazione di immagini che riguardano la messaggistica istantanea, l'altro giorno un amico direttamente, guarda sono a Roma, te lo faccio vedere come, fotografandoti con dietro Piazza San Pietro, benissimo. Quale modo migliore di veicolare un messaggio? Sono a Roma. Di che patrimonio quell'immagine? Del singolo, di chi l'ha condivisa, dell'autore, di chi ne ha la proprietà? E probabilmente quando ci affrontiamo, ripeto, rispetto a questi argomenti, con l'ottica dello strumento tecnologico, quello che forse mi preme valorizzare, e quindi utilizzo non a caso questo termine, che dobbiamo cercare di sviluppare l'utilizzo delle nuove tecnologie proprio in un'ottica di progresso culturale. E progresso culturale non è solo un progresso materiale, ma anche un progresso spirituale della nostra società, perché progresso materiale e spirituale della nostra società, a mio modo di vedere, al di là anche di quello che è il dettato costituzionale, che abbiamo richiamato all'inizio del nostro incontro, è un binomio inscindibile. È necessario che tutti, davvero i cittadini, sentano l'esigenza e la responsabilità in questo campo di cooperare in una rete di condivisione che veniva prima evocata, per la tutela e la valorizzazione dei patrimoni culturali, non del patrimonio culturale, dei patrimoni culturali materiali e immateriali. E oggi abbiamo parlato soprattutto, per la verità, nella prima parte, di biblioteche, di chiese, di archivi, ma poi anche dopo di musei, e tutto ci appare ancora più importante, secondo me, se si pensa più in generale, e questo a Roma lo sentiamo molto presente, alle aree di degrado che accomunano purtroppo non solo Roma ma anche tante città d'arte, e mi verrebbe da dire anche a molti centri storici italiani, specie quelli più piccoli, spesso scarsamente abitati, con tutto quello che ne deriva
come perdita per le future generazioni. Ecco allora perché penso che la digitalizzazione dei beni culturali è un grande veicolo di conoscenza e in quest'ottica deve essere considerata non un rischio ma una opportunità per tutti noi. Grazie.